dei teatri che appunto vanno verso un'apertura con spazi naturalmente dimezzati, controllati, eccetera. Anche lì avevi dei numeri, mi sembra. Sì, nel cartello 5 abbiamo un po' il dettaglio, sempre secondo questa rilevazione di EMG, abbiamo il dettaglio delle priorità percepite. Naturalmente i sondaggi ci raccontano questo, no? Ci raccontano l'orientamento del paese, poi il governo, le regioni assumono le loro decisioni contemperando molti interessi. Qui vediamo che c'è una prevalenza di ristoranti e bar nella priorità delle riaperture. Secondo questo sondaggio, il 65% sono sotto sia i cinemateatri, sia i musei e le mostre, prima il ristorante, e anche le attività sportive. Peraltro una cosa che va detta, Alessandra, è che naturalmente questa domanda è generale, dopodiché le misure che entreranno in vigore tra qualche giorno sono un po' più sfumate, no? Ad esempio l'apertura dei ristoranti ma solo all'aperto, certo, che è una novità rispetto alle precedenti limitazioni. Certo, credo comunque appunto sia anche il segno di una preoccupazione per numeri che restano comunque ancora allarmanti, perché la campagna vaccinale ha avuto un miglioramento, però oggi, cito anche il quotidiano La Verità, la campagna dei vaccini è stata sbagliata all'inizio nel metodo delle categorie, purtroppo, e quindi ancora, poi ha avuto tutti i rallentamenti nelle somministrazioni, ancora il tema degli over 70, per esempio, sono ancora veramente vaccinati molto poco, i numeri nostri sono dell'Italia, sono quelli che sono purtroppo nei decessi.